e abbiamo la gioia e la grazia di avere di nuovo con noi padre Giovanni Claudio Bottini. È tornato e continua la scuola di Nazareth per noi. Devo presentare di nuovo per quelli che non hanno accompagnato l'ultima volta che è venuto padre Claudio. È padre Claudio, sacerdote francescano dell'Ordine dei Frati Minori, è professore emerito in attività perché ancora insegna allo Studio Biblicum, è già decano dello Studio Biblicum francescano e padre Claudio è stato mio professore, sono molto affezionato, è una gioia avere padre Claudio nel nostro programma nella scuola di Nazareth. Basta, perché ho detto che devo diminuire. Bene, sì. L'ultima sì. volta ha detto che l'unico maestro è Gesù, quindi mi ha già insegnato. Ecco, grazie padre Claudio. Sì. Grazie a voi, sono contento di essere di nuovo qui, ecco, e speriamo di conversare così in maniera utile per chi ci ascolta, per chi ci segue da lontano. Padre Claudio è professore dello Studio Biblicum, l'ultima volta ci ha insegnato e ci ha parlato tanto di questa grazia di vivere nella terra della Bibbia, anche una sfida, perché non è semplice, di vivere anche in contraddizione, tra virgolette, delle situazioni che noi viviamo qui. Però padre Claudio ha anche guidato tanti sacerdoti allo studio, che hanno fatto il dottorato, che sono tornati nei loro paesi preparati, diciamo così. Per questo andiamo alla specializzazione, padre Claudio, i sinottici. Bene, sì, torniamo al tema che ci ha toccato, sì. I sinottici, che si distinguono per le parabole, come ci diceva, però le parabole della misericordia, padre Claudio. Il Santo Padre ha perfino dedicato l'anno della misericordia. Se ci potete introdurre in questa ricchezza dei sinottici. Certo, è un grande tema. E il tema della misericordia di Dio, una delle professioni di fede che risuona proprio nelle pagine dell'Antico Testamento è che Dio punisce il peccato, ma soprattutto è misericordioso per mille generazioni, cioè infinitamente misericordioso, anche se permette che l'uomo si autocastighi prendendo vie di perdizione, ma lui resta il Dio misericordioso e fedele. Ecco, nel Vangelo direi che abbiamo una specie di vertice di questo insegnamento della misericordia di Dio in parabole nel capitolo 15 di San Luca, che riferisce anche altre parabole di Gesù, ma nel capitolo 15 ha qualche cosa di molto particolare. Direi la prima cosa è la cornice che va notata nel capitolo 15. San Luca dice che si avvicinavano a Gesù molti pubblici peccatori, pubblicani, gente cioè che religiosamente era considerata ai margini, addirittura era assolutamente scartata ed evitata. E di fronte a questi critici di Gesù che si stupivano del suo comportamento, che Gesù non faceva caso a questo, Gesù racconta tre parabole, direi che sono in progressione di densità. Racconta la parabola della pecorella smarrita, della dramma perduta e del padre misericordioso, o noi siamo soliti dire del figlio prodigo, del figlio spendaccione. Ebbene, la cornice al suo inizio ha questo contesto. Gesù, cioè, vuole insegnare a queste persone che pretendono di sapere come stanno le cose con Dio, che Dio non è quello che loro pensano. E la finale di queste parabole è interessante, quindi la cornice del capitolo 15, che risuona come un ritornello. Gesù dice: c'è più gioia per un peccatore che si converte che per 99 giusti. C'è più gioia in cielo, cioè presso Dio. Quindi la misericordia accolta, esercitata, ma esercitata da Gesù, perché è Gesù che si nasconde sotto l'immagine del pastore che lascia le 99 e va a recuperare quella che si è perduta. E non la maltratta, non la rimprovera, la prende sulle spalle e la riporta all'ovile. Così la gioia della donna che non aveva grandi risorse, che perde la sua dracma e si dà da fare per ritrovarla e poi chiama a condividere la gioia degli altri. E di nuovo la sentenza: c'è più gioia
Così c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte per i 99 giusti. Il culmine di questo insegnamento è raggiunto nella parabola del padre misericordioso. Questo padre che ha due figli, è una delle parabole più note di Gesù, direi che fa parte della letteratura universale, e che fa eccellere proprio la qualità che aveva Gesù come parabolista, come narratore di parabole. Bene, questo padre che ha due figli, il figlio più giovane, un po' scapestrato, decide di andare via di casa, di reclamare la sua libertà, ecco, chiede al padre la sua eredità e poi sperpera tutto, e quando ha toccato il fondo della sua abiezione morale, per un ebreo essere mandato a pascolare i porci è il massimo dell'abiezione, l'animale considerato impuro. Ecco, da quel profondo dell'abisso in cui è calato, però riesce a vedere una luce, qualcosa, dice: io mi alzerò, andrò da mio padre. E quindi Gesù dice che anche il peccatore che possa aver sfondato il fondo, per così dire, del suo peccato, del suo stato di peccato, può avere una scintilla che gli permetta di mi alzerò, andrò da mio padre. E quando corre dal padre, vede che il padre lo sta aspettando. Non è lui che corre, ma è il padre che è vissuto nell'attesa del suo ritorno. Lo abbraccia, non ascolta nemmeno la sua confessione, ordina di fare festa, e questo è il vertice della misericordia. Non siamo noi che andiamo tanto in cerca di Dio, ma anche quando non andiamo in cerca di Dio, Dio è sempre lì ad attenderci. È come se Gesù rivoluzionasse la teologia di questi suoi critici, dicendo: ecco chi è Dio. Dio è colui che perde la testa per una pecorella smarrita, è colui che, che è capace di affaticarsi per ritrovare la dramma, ed è quel padre che è in continua attesa e non si lascia nemmeno smuovere dalla incomprensione del secondo figlio, cioè del primo figlio, il primogenito, il quale lo rimprovera di questo eccesso di misericordia. Con questo che è andato a sperperare con le donne di male affare, tu fai festa? Gli rimprovera. Non ha capito la logica. E il padre nemmeno con lui perde la pazienza, secondo la parabola di Gesù. Dice: ma figlio mio, tutto quello che è qui è tuo. Ma bisognava far festa, perché questo tuo fratello, e Gesù richiama il fratello, era perduto ed è stato ritrovato. Era morto ed è tornato in vita. Ecco chi è Dio. Colui che è capace, Gesù poi la parabola la vive, perché è lui il pastore che mette la sua vita in impegno, è lui il padre che sta sempre vigilante. E il vertice della rivelazione sarà quando Gesù, narratore di parabole, sarà colui che le realizza. È lui la misericordia fatta persona, il luogo dove noi sperimentiamo la misericordia del Padre e la sua morte e la sua risurrezione. Grazie Padre Claudio. Mi è venuto proprio in mente la Gaudium et Spes 22, con cuore umano ci ha amato, sì. Questo cuore umano di Gesù. Penso che Padre Claudio ci ha introdotto in una lettura, secondo me, Padre Claudio, per comprendere il pontificato di Papa Francesco, proprio nel proclamare l'anno della misericordia, e essere questo Papa che vuole essere togliere le barriere. Papa Francesco e le parabole. Io penso che la grazia di questo Papa è stata proprio e la proclamazione della misericordia verso tutti, e vuole che la Chiesa sia l'immagine della misericordia di Dio per il mondo che ha smarrito le vie di Dio in gran parte. C'è tutto un mondo che addirittura nemmeno combatte più Dio, ma semplicemente lo ha tolto dall'orizzonte, semplicemente lo ignora e vive come se neppure si potesse formulare l'ipotesi che Dio c'è. Di fronte a questo mondo, il Papa dice: torniamo al cuore del messaggio di Gesù,
annunciare che Dio va in cerca dell'uomo, che Dio ama l'uomo. E non lo ama perché ha bisogno di qualcosa, lui lo ama perché vuole donare quello che egli è, quello che egli ha. Questo per il mondo che va per strade proprie. E invece all'interno della Chiesa è il messaggio parallelo. Per noi il Papa prega, chiede la, e invoca la conversione, che noi mutiamo il nostro modo strutturato di pensare Dio, di presentarlo, perché, lo ha detto alcune volte anche nelle conversazioni, il cristianesimo si diffonde per comunicazione, per testimonianza, e non si converterà nessuno perché la Chiesa ha un grande sistema di pensiero, una grande teologia, una grande morale, ha degli edifici. Questo non porta la gente a credere. Se la gente non sente che Dio lo sta cercando, lo sta aspettando, noi non potremo annunciare il Vangelo autenticamente. Continueremo a parlarci addosso tante volte. Per cui io penso che davvero la chiave di comprensione del pontificato di questo Papa, che è donato ai nostri tempi, non dobbiamo sognarne un altro o, che so io, abbandonarci a elucubrazioni, eccetera. Questo è il Papa che è stato dato alla Chiesa e che ha questa grazia di richiamare tutta la Chiesa alla conversione. Conversione di pensiero, di atteggiamento, aprire le porte, uscire. E che altro è il padre che sta all'uscio di casa ad aspettare che il figlio perduto torni? Quindi la conversione da parte nostra è al mondo dire: guardate, Dio non è il nemico dell'uomo, Dio è l'amico dell'uomo per eccellenza, è il padre, è il misericordioso. E l'immagine più visibile di questo, come tu hai detto, è il cuore umano di Cristo, che nel Vangelo risplende di una luce unica. Padre Claudio, la canzone nuova, il canto nuovo, il fondatore, padre Monsignor Jonas Habib, ha voluto un santuario della misericordia, proprio dove è il centro della canzone nuova. Vorrei anche invitarla a visitare questo santuario della misericordia che migliaia di persone sperimentano, questo incontro con il Signore lì. Però torniamo al lago, al lago di Tiberiade, perché Gesù parla a un pubblico reale, no? Mi ricordo che anche guardando Cafarnaum si può vedere ancora il pavimento di questa, di la donna che ha preso la dramma, cioè la moneta. Padre Claudio, guardare la Terra Santa, cioè Cafarnaum in modo speciale, le parabole della misericordia. Sì, però voglio dire prima una parola. Ho avuto la grazia, la gioia di incontrare Padre Jonas più di una volta, anche allo studio biblico francescano, dove lui ci ha fatto onore di venirci a trovare. Io penso che queste forme nuove di evangelizzazione, come Canzao Nova e altre realtà, sono una grazia per i nostri tempi, perché hanno un linguaggio nuovo, un messaggio più attuale, più facilmente comunicabile alla generazione del nostro tempo. Quindi penso che sono una grazia del Signore per la Chiesa nostra, e credo che dobbiamo essere grati anche a tutto questo movimento. Immagino il Brasile, che è così grande, cosa possa costituire un santuario che mette a fuoco questa grande verità, che non si finirà mai di riscoprire, di approfondire e cercare di vivere e di presentare. Ecco, Cafarnao e le parabole della misericordia. Ecco, a Cafarnao il Ministero del Turismo addirittura ha costruito un passaggio pedonale o pista ciclabile che unisce la località evangelica di Tabqa, con la memoria della moltiplicazione dei pani, del primato di Pietro, e Cafarnao, chiamandola la baia delle parabole. Credo che ha intuito una cosa vera, che cioè le scene che i Vangeli sinottici soprattutto ci riferiscono, che Gesù entra in una barca, spesso è la barca di Pietro, si allontana dalla riva e lì pronuncia queste parabole. Le parabole di Gesù sono molto brevi, sono come dei messaggi luminosi che vengono pronunciati, raccolti, e Gesù in questo modo, diciamo, istruisce le folle.
Cafarnao è particolarmente toccante perché noi abbiamo un contesto unico, perché a Cafarnao il pellegrino che arriva gli si spalanca il mare verso est e vede il lago di Tiberiade in una grande distesa. Poi, se volge minimamente lo sguardo all'interno, vede già le prime case del villaggio, con le strade, le piccole case, i pavimenti umidi, addirittura i focolari, le macine per preparare la farina, o le macine che servivano per l'olio o per la vite, e poi si imbatte nella sinagoga. È proprio, è come se potesse vedere descritta la pagina in cui San Marco racconta la giornata di Gesù. Gesù di mattino va in sinagoga, guarisce una persona che è posseduta da uno spirito cattivo, poi va verso la casa di Pietro, guarisce la suocera prendendola per mano, un tratto umanissimo, nessun rabbino si sarebbe mai immaginato di toccare la mano di una donna, e poi insegna in casa. Al tramonto, dice l'Evangelista, tanta folla si era raccolta che non potevano entrare e toccare Gesù, perché gli ambienti di Cafarnao, per quanto grandi, sono sempre limitati, cioè un complesso di case, di ambienti che gravitano intorno a dei cortili, che forse erano a cielo aperto in gran parte, oppure che si potevano facilmente scoprire. E abbiamo la scena del paralitico, questi quattro personaggi coraggiosi, che vedono un povero storpio, lo vogliono portare di fronte a Gesù, la folla non si scansa e addirittura scoperchiano l'umile tetto che doveva essere, non immaginiamo i tetti delle nostre case, naturalmente, e calano il paralitico di fronte a Gesù. E poi l'Evangelista annota, venuta la sera, Gesù sale sul monte vicino, sulla collina, tutto solo a pregare. L'indomani mattina Pietro non lo trova in casa e gli dice: cosa fai qui, tutti ti cercano. Ecco la giornata tipica. A Cafarnao c'è questa visualizzazione proprio, concreta, di come il Vangelo non ha inventato nulla, ha cercato semplicemente di restituire quello che è il vissuto. E poi c'è la possibilità proprio di leggere tutta una serie di insegnamenti che trovano lì il loro contesto naturale. Padre Claudio, grazie. Questa scuola di Nazareth con questa ricchezza, speriamo che Padre Claudio possa tornare di nuovo a insegnarci nel nostro programma, speriamo in breve che possiamo continuare, perché io avrei voluto ancora chiedere tantissime cose, però siamo arrivati alla fine. Grazie Padre Claudio. Ecco, grazie a voi, e la provvidenza vedrà quando potremo di nuovo ritrovarci insieme. Tanti auguri, e allora che davvero lo Spirito ci insegni a leggere, a interpretare e a vivere la Scrittura. Chiesta scuola, essis insegnamentus, torne in nos, ora santo.